stato pubblicato oggi il report nazionale INAIL con l'aggiornamento dei contagi sul lavoro da Covid-19. Vediamo insieme qual è l'andamento dei dati dall'inizio della pandemia al 30 aprile scorso. Sono 171.804 le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 segnalate all'INAIL fino ad aprile scorso e rappresentano circa un quarto del totale delle denunce di infortunio ricevute da gennaio 2020. In particolare nella sanità e assistenza sociale nell'ultimo trimestre i contagi sul lavoro da Covid-19 sono in calo, probabilmente per effetto delle vaccinazioni che hanno coinvolto in via prioritaria il personale sanitario. Tra febbraio e aprile l'incidenza dei casi di contagio tra il personale che opera nella sanità e assistenza sociale è tornata ai livelli dell'estate 2020. È l'aggiornamento fornito dal 16° report statistico INAIL, nel quale si legge che ad aumentare sono le denunce di infortunio con esito mortale, che fanno registrare 600 casi rispetto ai 551 di marzo. La maggioranza di queste, pari all'89,8%, proviene dalla gestione assicurativa, industria e servizi. Nel rapporto si osserva poi che la seconda ondata nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021, con il 60,3% dei contagi, ha avuto un impatto più intenso rispetto alla prima ondata relativa al periodo marzo-maggio 2020. Continuiamo a parlare di Covid. La campagna vaccinale è ormai a regime e ora proseguirà anche nelle aziende. È stato appena pubblicato infatti il documento tecnico per far partire le somministrazioni nei luoghi di lavoro, come previsto dal protocollo sottoscritto tra istituzioni e parti sociali. L'INAIL, insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alla struttura di supporto alle attività del Commissario Straordinario per l'Emergenza, ha elaborato una nota operativa che fornisce indicazioni per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro. Tra i criteri quantitativi individuati nel documento c'è quello di vaccinare un numero consistente di lavoratori. Per farlo si consentirà la partecipazione alla campagna vaccinale a lavoratori di aziende differenti che operano nello stesso sito produttivo o nello stesso territorio, facilitando così anche le imprese più piccole, non in grado di organizzarsi in modo autonomo. Il documento tecnico indica anche criteri qualitativi a cui attenersi, suddividendo i diversi settori di attività in tre macrogruppi in base alla classificazione del rischio. È utile ricordare che nei settori più a rischio sono impiegati oltre 11 milioni e mezzo di lavoratori, oltre 6,8 milioni dei quali non immunizzati. La campagna vaccinale aziendale è un'iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale sulla base di principi di priorità. Parliamo infine di ricerca, presentando il progetto Active, finanziato dall'INAIL, che utilizza metodi innovativi per la cura del mal di schiena cronico, tra le prime cause di malattia professionale. Al via al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma il trapianto italiano di cellule staminali autologhe, provenienti cioè dallo stesso paziente. Si è dato così avvio alla fase clinica della sperimentazione del progetto Active, finanziato dall'INAIL. Obiettivo delle cure: rigenerare i dischi intervertebrali danneggiati. La sperimentazione proseguirà nei prossimi mesi con il reclutamento di altri 52 pazienti in età lavorativa, tra i 18 e i 65 anni. Secondo le stime del Global Pain Index, in Italia 6 persone su 10 soffrono di mal di schiena ogni settimana, mentre i dati del Global Burden of Disease del 2019 attestano che le patologie muscoloscheletriche sono la prima causa di malattia professionale, in crescita dell'88% tra il 2010 e il 2017. Ed è proprio il danneggiamento del disco intervertebrale l'origine delle malattie più comuni, come lombalgia e sciatalgia. In chiusura vi ricordiamo che il 26 maggio sulla piattaforma Teams, a partire dalle 10, si terrà il webinar per giornalisti La comunicazione INAIL nella gestione della pandemia. L'evento online, realizzato in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Lazio, intende illustrare le attività svolte dall'Istituto durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e le strategie utilizzate per garantire la più ampia diffusione possibile e il costante aggiornamento delle informazioni per utenti e cittadini.